Sì, passiamo al prossimo servizio che riguarda un problema che da anni affligge il torneo di maggio e la gente del torneo, ovvero quello delle balle di paglia. Abbiamo convocato due esperti a livello internazionale, una nota scienziata americana, Miss famosissima, e il suo collega Franco Provenzale, il signor anche lui di fama internazionale, ovviamente. Già, chi non li conosce? Su, vediamo un po'. Sì, no, ecco, appunto parlavamo delle balle di paglia per la percentuale che mi spetta, un 70% penso che possa andar bene, diciamo. Sì, buonasera, ringrazio lo studio per la linea. Stiamo appunto proseguendo con i ciclici incontri sui temi che hanno fatto grande la storia, cioè il torneo di maggio. Questa sera disquisiremo sull'annoso problema delle balle di paglia. Per l'occasione abbiamo convocato esperti i quali ci aiuteranno con le loro approfondite conoscenze a capire e a dar luce. Presento appunto il nostro egregissimo, reverendissimo, beonissimo confratello, già parente del fu Pannocchieschi, il dottor Marianus Vecchio. Buonasera. Docente alla Libera Università della Sorbona, specializzato in degustazioni gratuite ed imbucamenti ai matrimoni. Sulla mia sinistra presenterei in esclusiva per l'Europa Mrs. Elizabeth Pennock. Direttamente da Springfield, nota linguista, lombrosiana dalla nascita, cofondatrice del National Biographic Chapel. Ma per prima cosa, capiamo da dove arrivano le balle di paglia? Chi sono le balle di paglia? Dove andranno le balle di paglia? Ma soprattutto, a noi, che cosa ci importa delle balle di paglia? Parliamone. È sbaladura non parlare dal balocco paia. Sorry, excuse me, mister, but when you say paia, what do you mean? Allora, si è il bra con l'erba alla taian. Quando secca a fan la malocca a paia. In my country we have a different A of Bay of Ale that have a round shape. La rotoballa. Ma la rotoballa posin andare dal campo dal torneo perché è troppo grossa. Scusa. Sorry, Mr. Mariano, but what you say is not the truth because in my country we always use round hay bale for horses contest field. Ma che palle, country e country, ma vuoi sta chiatta? No, excuse me, you don't. E allora, appunto,
eravamo rimasti alla genetica di queste balle di paglia, appunto. Ma continuiamo, appunto. Secondo lei, dottor Pecchio, appunto, i templari conoscevano le balle di paglia? Ci dica un pochino, ci illumini sotto questo argomento. Ma sicuramente devi capire che i templari conoscevano le balle di paglia. In effetti, fammi parlare quando riesco. In effetti, come cantava il menestrello Turpilocchio da Ingria, mette Lucina Luciat fa sanca, per forza che li conoscevano, non potevano non conoscerla. O addirittura il patriarca Arguzio Re. Continui pure. Patriarca del Buzio Reto. Guardi. Diceva Kundula Tindoro Pararara Rararo. Guardi, grazie, dottor Pecchio, per la spiegazione. Ma io passerei a Mrs. Elizabeth. Ma. Mrs. Elizabeth. E allora, guardate, io, guardi, io passerei direttamente alla domanda successiva. L'antro del mago Gargiulo, dottor Pecchio, appunto, può essere costruito con balle di fieno? È giusto un progettino di un plastico dell'illustrissimo ingegner architetto, sì. Fredo. Bene, tenga, per caso è grazie. Suo. Niente, prego. Sorry, who is Gargiulo? Allora, beh, con questo interrogativo io direi che possiamo lasciarlo alla prossima puntata. Ringrazierei tutti gli ospiti qua presenti, tutto il pubblico, il numerosissimo pubblico che ci ha ascoltati finora. E ringrazio ancora e alla prossima, linea a voi studio. Vabbè. Anche lei. Studio, la prossima volta. Siamo ancora in linea. Arrivederci.